Michela, la chiameremo così, nome di fantasia per tutelare l'identità, la ragazza 26enne che ha denunciato il sindaco di Valenzano Antonio Lo Moro. Avrebbe chiesto sesso in cambio di lavoro. Ci dici com'è andata? Sono andata sul comune per cercare un posto di lavoro per me e il mio compagno. Era estate del 2015. Quando lui all'improvviso, per un po' di arco di tempo, non mi ha risposto, poi ha cominciato a rispondere ai messaggi. E mi dice che è in vacanza, vabbè, con la sua famiglia. Poi mi dice di scambiarci dei numeri e cose per farmi sapere. E lui mi comincia a chattare. Da una chat normale, lui... Cosa vi dicevate in questa chat prima che degenerasse? Che io gli chiedo lavoro, educatamente, gli chiedo buongiorno, cosa hai fatto per il lavoro, per me e il mio compagno, lui niente. Dopo un po' di tempo mi risponde, mi dice che è in vacanza con la sua famiglia e poi mi comincia a dire che vuole sentire, sto da solo nel letto, che non c'era la moglie, la compagna. Poi mi dice se mi va, a lui gli andava di fare l'amore con me e mi chiede se a me mi andava. E io ovviamente in imbarazzo non gli ho risposto. Lui ti ha mai detto fai l'amore con me e ti do il lavoro? Insomma, con questi messaggi sì, perché mi fa capire che mi desidera, vuole che faccio la sua segretaria privata, che mi vuole imparare lui, che gli piaccio e poi che si voleva vedere in privato con me e è bene a casa mia. Quindi è venuto, sarebbe venuto, perché questo è il tuo racconto, a casa tua? Sì, a casa di mia suocera. È venuto, io ovviamente, per non vuole mi farmi trovare da solo, ho avvisato mio cognato e sono stata con mio cognato finché veniva lui. Lui è venuto, la porta era socchiusa, lui ovviamente è entrato, si è seduto a padrone sul divano, aveva una camicia bianca e un pantalone di jeans. Lo ricordi ancora? Sì, perché io gli stronzi me li ricordo. E si è seduto al divano, gli ho dato a mio cognato i soldi per andare a prendere un caffè e un cornetto a fare colazione e ovviamente lui già sapeva tutto mio cognato e gli ha trovato le scuse, ha detto no, mi fa male la pancia, non posso andare. Allora lui ovviamente da quel giorno che non ha vinto i punti suoi si comporta in questa maniera con me. Quindi lei dice che quello era un escamotage per poter rimanere solo con lei? Sì. Una scusa per me da solo per avere i fatti suoi, che poi anche se tu gli davi i fatti suoi, il lavoro a me non te lo dava. Detto questo, tanta gente ci sta chiedendo perché, se l'episodio risale al 2015, all'estate del 2015, solo a febbraio del 2017 decide di denunciarlo. Ho deciso di denunciare perché ho visto che era una presa in giro, una presa per il culo. Poi sono andata al comune e lui, con la complicità di una sua vice sindaca, mi hanno strappato il telefono in mano e lui mi manteneva in questa, che senza fare nome, lei mi ha spazzolato tutto il telefono con dei miei messaggi. Ecco, ci puoi spiegare che cosa è successo esattamente in quella circostanza, che mi pare di capire che è l'elemento essenziale di questa vicenda? Sì, io sono andata sul comune un'ultima volta per vedere la risposta e lui stava nel corridoio, aveva gente nel suo ufficio e mi fa andiamo giù, siamo andati giù e stavo io e lui, dopodiché che stavo io e lui a parlare così, io ho detto guarda io ho una chiavetta, disse c'ho tutti i messaggi salvati, la tua compagna me li sta chiedendo, cosa devo fare? Per lui questo è stato un ricatto che non gli è andata giù. Ma c'era davvero un rapporto, un'interlocuzione fra lei e la compagna del sindaco? No. Era solo un modo per tenerlo sulle spine? Sì. E quindi a quel punto siete andate giù dal suo studio, che cosa succede? E siamo andati giù fuori al municipio, ha chiamato questa famosa sua vice sindaca e lei è venuta. Che sono complici e lei è venuta, mi ha tolto il telefono perché lui le ha comandata a lui, prima voleva andare a casa di mia suocera che voleva tutti i costi questa chiavetta con le prove sopra che esiste e ce l'ho nascosta e che lei ha consegnato alla polizia. Sì, ho consegnato alla polizia e ora lui mi ha spazzolato tutto il telefono, quindi sul telefono non ho più niente. Oltre ai messaggi che abbiamo pubblicato, che sono di dominio pubblico, cos'altro veniva, il sindaco le diceva per telefono?
Per telefono mi diceva, quando vuoi ci possiamo vedere. Poi ogni volta che io lo chiamavo, che per una situazione mia privata d'aiuto, in buona fede, lui se me capiva male, fraintendeva. Cioè, che tu cercavi aiuto, lui diceva, ci vediamo, sono da solo sul comune, ti va di venire? Dissi, ovviamente, dissi, che devo venire a fare? Cioè, tu la risposta non me la dai, io che vengo a fare? Poi, quando faceva le guide, mandava messaggi, che si voleva vedere con me, se prendessi un caffè, se me la solita scusa, io rifiutavo sempre. Quindi lei non ha mai avuto un rapporto diretto con il sindaco di Valenzano? No, perché non volevo. Il sindaco dice anche a noi che dietro questa denuncia ci sarebbe una regia occulta, che qualcuno l'ha convinta a fare questa denuncia. A me non mi ha convinto nessuno. Lui la definire di prendersi in giro della gente, delle povere ragazze. Lui, se è sindaco, deve fare il suo dovere, dare lavoro, non che se ne deve approfittare delle povere ragazze. Lei sarebbe pronta ad affrontare un processo anche rispetto a questa situazione? Sì. Perché io ho ragione e vado avanti, anche se lui nega, che poi anche lui della mia famiglia non c'ha da dire niente, perché quelli sono più onesti di lui, non pezzi di merda come a lui. Le sue sono accuse assolutamente molto, molto infanganti e molto pesanti, di questo se ne rende conto? Sì che me ne rendo conto, perché io sto dicendo la verità, qua qui in mezzo il falso è proprio lui, perché non ammette la verità, che lui ricatta la gente, non se ne rende conto. Lei ha mai fatto credere in qualunque modo al sindaco che potesse avere del sesso in cambio del lavoro, con dei messaggi, con delle telefonate? No. Ultimamente, prima di andare l'ultima volta da lui, dal comune, dal telefono del mio compagno gli ho mandato dei messaggi. Lui mi calunnia qui, nella sua intervista, che c'ha dei messaggi che mando io dal telefono del mio compagno. Per fare chiarezza, che cosa dice in quei messaggi al sindaco dal telefono del compagno? Gli dico cosa è deciso, mi dico la verità, chi sono realmente, e lui non mi risponde niente. Gli dico cosa hai deciso, che intenzioni hai da fare, ma sono altri operai, altre persone nei spazzamenti, però lui non l'hai messo, che cosa cambia? Perché non te l'ho data, non ci sono stata al tuo gioco. Queste cose qua, non che lui dice che io lo ricatto, comunque sì, è un complotto. Lui si fa troppi film nella sua testa, secondo me. Alla fine il lavoro non è arrivato. No, non è arrivato perché la pasta l'hanno avuta.